In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Sì, lei 42 ha su toccato Artigli. il nodo della storia della lingua italiana, che è la disciplina in cui mi sono laureato e che ancora adesso insegno, ed è una vicenda che lega la storia, che tutti conosciamo come materia, come approccio, come metodo, la storiografia che studiamo fin da quando siamo a scuola, con la linguistica. Linguistica che invece è un ambito forse un po' meno noto al pubblico, a chiunque abbia fatto degli studi anche avanzati, Sì, nel perché senso che siamo abituati appunto a considerare il dialetto italiano come tutta la due varianti, Romagna è la cioè stessa l'insieme delle lingua. lingue. Romanze, le varietà dialettali non sono delle derivazioni secondarie delle lingue, sono delle derivazioni autonome e assolutamente individuali del latino, esattamente come le grandi lingue di cultura che si sono affermate, nel nostro caso l'italiano. Ma l'italiano è, diciamo, è un fratello, non un padre Di dei base, dialetti, un fratello. effettivamente sì. E poi ci sono, sì, insomma, tantissime domande. D'altro canto, non si può pensare una cosa di cui non si conoscono le parole, giusto? Certo. Certo, perché il pensiero e la parola sono un po' la stessa cosa, non esiste pensiero senza Certo. parola. C'è una bella riflessione di Leopardi che lancio alla collega matematica. Leopardi dice che senza le parole anche il pensiero matematico sarebbe impossibile o fortemente Certo. ridotto, impedito, perché certo il pensiero matematico si serve di Da quando abbiamo simboli imparato e che la di un. Terra è rotonda e gira come una trottola, abbiamo capito che la realtà non è come ci appare, dice Carlo Rovelli in Sette brevi storie di fisica. Ci La racconta matematica differenze e ha un similitudini. ruolo fondamentale per lo sviluppo scientifico di oggi, in quanto è un linguaggio universale che unisce la biologia, la chimica, alla fisica. Unisce tanti tipi di fisiche diverse. È quasi paradossale, per esempio, quando si guardano dei dipartimenti non di matematica, come i colleghi facciano fatica a capirsi fra loro, e invece nel momento in cui il linguaggio scende fino alla matematica, ovviamente siamo tutti in grado di capirci, in quanto è, come dire, proprio è come se fosse la lingua di tutti, è la lingua che nel momento in cui impariamo a parlarla ci spiega. Ci spiega un sacco di cose, poi quello che non sappiamo farle spiegare è solo perché siamo ancora ignoranti e dobbiamo continuare a farlo. Bellissimo, vabbè, anche qui il discorso è immenso, in questo piccolo incontro diremo soltanto dei titoli da approfondire Facendo un semplice sicuramente. paragone tra una pagina scritta da Oriana Fallaci e una recente premio Campiello, balza agli occhi il contrasto tra la preziosità anche linguistica della scrittura della Fallaci e la superficiale, noiosa elucubrazione del più recentemente premiata. Si è annacquata la scrittura come la vita o semplicemente i premi si adeguano all'iperconsumo senza osare di proporre nuovi valori profondi? E quale contributo offre alla società e al suo lavoro? Allora, lei ha Un po' fatto provocatoria. riferimento a una parte del mio lavoro che, se vogliamo, è un po' accessoria e Quando mi hanno quasi chiamato ho detto, guardate che io normalmente fortuita. Non leggo opere successive al XV secolo. E loro mi hanno detto, benissimo, proprio per questo ci serve, perché è fuori dai giri. Ecco, detto questo, essere catapultato nella lettura. Dirò forzata naturalmente, però nella lettura sistematica e anche a volte faticosa, perché dobbiamo valutare ogni anno molte decine, se non centinaia di libri, mi ha lasciato a più riprese l'impressione appunto che la letteratura, la narrativa, meglio, contemporanea, sia spesso vittima di logiche mercantili che impongono una produzione impetuosa. E condotta secondo criteri di progressiva standardizzazione e di progressiva Opere uniformazione di letteratura o sedicenti tali. Sì, c'è un problema di qualità del prodotto, ma è un problema che riguarda tanti aspetti della nostra produzione culturale, quindi insomma rientra in un discorso più vasto che forse ha a che fare anche con logiche, ripeto, mercantili, quasi industriali. A cui si sta cosa dice la piegando collega? la scienziata, ma scopro laureata in ingegneria, ahi lei. Allora, io devo dire che per dove, dal mio punto di vista, diciamo, dalla mia prospettiva,
le cose sono molto più omogenee di come sembrano, cioè ci sono dei fisici che fanno ingegneri, degli ingegneri che fanno i matematici, cioè sempre di più le scienze si incastrano l'una nell'altra, non è più vero che un ingegnere è un tecnico e non è più vero che un matematico è necessariamente uno scienziato puro come lo stai descrivendo tu. Secondo me è questo appunto, cioè l'innovazione e il movimento scientifico, diciamo, la crescita scientifica si trova veramente negli intermezzi tra una scienza e l'altra, tra un approccio e l'altro, è lì che noi stiamo evolvendo, quindi. Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.